Signore e signori, ecco a voi il dottor Principini. Buonasera. Che presentazione, signore e signori. Che è? Eh beh, dovevo fare una bella figura e quindi... Ho capito, va bene. Allora, io ho un punto di riferimento per tanta gente che si affaccia al mondo dell'arte, della recitazione, dell'interpretazione e soprattutto della produzione. Che cosa trova e che cosa cerca lei in un attore quando, diciamo, fa un provino? Beh, in un attore si cerca soprattutto la spontaneità, la naturalezza, che non è una cosa facile, perché le cose semplici sono sempre quelle più difficili. Quindi il pubblico si accorge quando un personaggio, tra virgolette, recita e non interpreta, non vive il personaggio che sta interpretando. Quindi quello che si cerca è una dote che forse è anche naturale di base, perché il talento di un attore è un fatto di base, che poi va però con lo studio, con l'applicazione, con l'esercizio, con la pratica, va affinato. Quindi diciamo che poi è il pubblico che decide quale attore andare a vedere al cinema o in TV, giudicandolo in base alle sue caratteristiche. Quindi quello che cerca un attore, ripeto, è la naturalezza, e molte volte questa cosa la si trova anche in attori non professionisti, nel senso che una dote molte volte è naturale, però ripeto, è una dote che va affinata. Certo, anche perché diceva un personaggio che sicuramente lei conoscerà, una bravissima direttrice di doppiaggio, grande attrice, Liliana Sorrentino, che intervisteremo prossimamente: il talento forse non esiste, esiste la predisposizione che va coltivata giorno dopo giorno, perché un attore, come un cantante, come anche uno sportivo, se non si allena non può fare la sua disciplina, è vero? Naturalmente. Comunque per noi produttori, per noi talent scout, diciamo così, la soddisfazione più grande non è tanto quella di, diciamo, oltre a quella di avere successo ovviamente con i prodotti che produciamo, con le fiction o i film che realizziamo, però è quella anche di scoprire dei volti nuovi, e questa è una cosa che a me mi sta particolarmente a cuore, lo faccio da una vita, quindi è stato per me motivo di grande soddisfazione andare a cercare nelle scuole, nei teatri, nei piccoli teatri, diciamo, dei volti, dei personaggi che poi piano piano possono entrare nel cuore del pubblico. Posso fare qualche esempio: qualche anno fa facemmo una serie televisiva di cui ero il direttore artistico, che si chiamava Compagni di scuola per Rai 2. In questa serie abbiamo fatto esordire Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Cristiana Capotondi ed altri. Quando abbiamo fatto la prima serie, io faccio più televisione che cinema, si sarà capito, la prima serie di Un medico in famiglia, andammo a scovare proprio nei teatrini gli attori. Quindi scovammo per esempio Lunetta Savino in un piccolo teatro di Roma che si esibiva davanti a 20 persone, proprio un piccolissimo teatro. Poi io scoprì alla scuola di Gigi Proietti, vidi questo ragazzo che era ancora un po' grezzo, però aveva delle caratteristiche particolari, che era Enrico Brignano, e Gigi me lo affidò dicendo: oh, mi raccomando, trattemelo bene. Ecco. E poi serviva un fidanzatino per Maria, che era un po' la giovane di Casa Martini, e andammo a cercarli anche nelle scuole. E proprio alla scuola romana, al Virgilio, scovammo un ragazzo che si presentò, che si chiamava Elio Germano, che ha fatto quel ruolo e ora ha vinto anche l'Orso d'Oro di Berlino, credo, come miglior attore. Quindi ecco, queste sono, diciamo, alcune soddisfazioni che fanno parte del nostro lavoro e ci rendono fieri e contenti di andare avanti. Ecco, il dottor Principini forse è uno tra i pochissimi in Italia che predilige la meritocrazia, e quindi parliamo di meritocrazia a questo punto. Ma è molto difficile parlare in Italia di meritocrazia, ci si prova, poi naturalmente c'è la pratica del clientelismo, della raccomandazione, però si cerca un po' di resistere a questo, perché non c'è niente da fare, tu puoi essere raccomandato, puoi essere spinto, ma se non funzioni, poi dopo un po' ti sgonfi, non c'è niente da fare, non è che puoi andare avanti una vita a farti raccomandare. Quindi vuol dire una pratica che esiste, che però, diciamo, incide sempre meno, fortunatamente.
E io, dottor Principini, vede, rimango sempre magro, così non mi gonfio mai, e quindi a questo punto forse avremo un briciolo di umiltà proprio anche alimentare. Ecco, una delle cose che a me piace tanto chiedere alla gente, che non ho avuto modo di fare, ecco, lo faccio a questo punto, parliamo di alimentazione e cinema, cibo e arte in questo caso, visto che a pochissimi metri dall'auditorium Parco della Musica, per la 10ª edizione della Festa del Cinema di Roma 2015, c'è una fiera proprio alimentare. Ecco, io sono pugliese, da buon pugliese ovviamente, quando si parla di vino sono il grande amante del vino primitivo e quindi del Negro Amaro, di Manduria, quando si parla di latticini o di taralli, beh lì io faccio la prova del 9, vado lì, dico questo tarallo non è buono, questo tarallo sì, questo tarallo è stato fatto con farina transgenica. Ecco, per Principini quanto può essere importante il cibo e l'arte, e come si possono effettivamente, queste sono domande che mi vengono così, quindi non ci siamo preparati. Quindi quanto può essere importante per Principini il cibo e l'arte, visto che poi a tavola si sono decise anche le guerre, le cose più importanti di tutto il mondo? Vabbè, è chiaro che l'alimentazione, il cibo fa parte della cultura di un paese, e noi italiani ne siamo abbastanza ricchi di questa cultura. Per i prodotti delle regioni, che sono tutti diversi, sono vari, quindi voglio dire, è un elemento dal quale non si può prescindere quando si racconta una storia. E tra l'altro il cibo è anche un elemento di seduzione molte volte, quindi mi è capitato in più di un film o di una serie di mettere delle scene in cui il protagonista, per conquistare la sua bella, gli prepara una bella cenetta con un buon vino, con un buon dolce, e quindi voglio dire, l'alimentazione entra nella storia. E poi io faccio medico in famiglia, c'è Banfi che è pugliese, e quindi si parla sempre di mozzarelle, si parla sempre di olio, si parla sempre di vini, di vini rossi, di primitivo di Manduria, il nero di Troia anche. Che non è una parolaccia. Non è una parolaccia, è un vino, è il nero di Troia. Ma mi pare che non è pugliese. No, è pugliese. Cita sempre Banfi, almeno può. E allora dobbiamo chiedere a lui. Per carità, mi pare di sì, adesso io non sono un esperto enologo, no. Però comunque voglio dire, ecco, il cibo, l'alimentazione, come ripeto, facendo parte della nostra cultura, chiaramente deve entrare anche nell'arte. Poi voglio dire, ci sono anche nell'arte pittorica, ci sono le nature morte, ci sono tanti pittori hanno fatto la loro fortuna dipingendo, voglio dire, nature morte, dipingendo cibi, frutta e così via. Quando è stata la sua prima volta come ovviamente talent scout? Tu mi vuoi proprio far rivelare l'età, qui parliamo del medioevo. Ma io ho cominciato a lavorare negli anni 70, ho cominciato alla radio di Via Asiago, in Rai come regista, come autore, andavo anche in audio, in voce, e là ho cominciato a lavorare alla radio, tanti programmi, l'intrattenimento, la prosa, eccetera, ho cominciato a frequentare il mondo degli attori, quindi io ero giovane allora e lavoravo con molti attori giovani, quindi c'era un bel feeling, si cresceva insieme, quindi risale agli anni 70 all'inizio della mia attività. Uno può essere anche un talent scout a 14 anni, scusi. No, in quel caso, diciamo così, si cercavano delle forme espressive insieme, no? Ho creato un gruppo che faceva appunto delle riduzioni di commedia alla radio, oltre naturalmente a fare anche programmi di intrattenimento con comici, con Walter Chiari, con tanti altri, con Bramieri, eccetera. Però mi piaceva anche, e là c'era già un po' il sintomo di questa malattia che si chiama cinema, che si chiama fiction, no? C'erano già i primi sintomi, e quindi avevo formato una compagnia di giovani attori che alla radio raccontavano e recitavano dei mini drammi, delle commedie, a volte divertenti, qualche volta ricavate da libri, mi ricordo dal libro di De Crescenzo, Così parlò Bella Vista, delle riduzioni da libri in cui in una o più puntate si raccontava questa storia con attori molte volte giovani e anche nuovi, e quello era particolarmente divertente. Quindi
Carlo Principini non è solo talent scout, è forse un trade union di tanta arte, di tanta esperienza, ce l'ha nel DNA, uno nasce così, possono esserci le migliori scuole, ma se tu non ce l'hai dentro, non è il talento, è proprio la predisposizione. No, perché questo è un lavoro che se non si ha la passione per farlo non viene, perché è così. Un lavoro che uno sente, che allora non voglio fare il retorico, il sacro fuoco dell'anno, no, non è questo, è che proprio ci sono le persone che sono portate per certi lavori e certe per altre. E quindi voglio dire, io forse sono portato da sempre per questo. Lo hanno capito tante produzioni, lo hanno capito tanti attori, anche perché Carlo Principini è tosto, vi posso garantire che comunque è preciso. Se vede, abbiamo sentito prima, dei nomi che hanno sfondato, hanno vinto dei premi internazionali, se vede che un attore ce l'ha, lo vede, lo riesce a vedere solo lui. No, non sto scherzando, effettivamente. Beh, premia anche, ce ne sono tante. In questo caso stiamo intervistando il tuo Principini, poi eventualmente se intervistassimo, che ne so, un altro talent scout, Verdone, ci sarà domani forse? Carlo è un grande. Perfetto, va bene, io un'ultima domanda. Ma Carlo? Tutti Carlo, mannaggia, mamma, perché non mi hai chiamato Carlo, mi hai chiamato Michele, Mirko, Venanzio, c'ho tre nomi senza la virgola. Venanzio è bello. Infatti, un nome d'arte, chissà. Dunque, ultimissima domanda, ecco, se vuoi un progetto per il futuro, visto che siamo arrivati a Di un medico in famiglia, a quale edizione ormai? Siamo arrivati ormai alla decima edizione. Come il festival? Abbiamo finora registrato qualcosa come quasi 300 ore di fiction, andiamo avanti, la prossima serie sarà molto bella, la stiamo girando, ci sono nuovi ingressi, nuovi attori, il ritorno di Scarpati, delle storie molto forti e molto divertenti, c'è il solito Banfi, grandissimo, c'è la Vukotic, poi ci sono attori nuovi, poi c'è Flavio Parenti, Valentina Corti, tutta la famiglia, e poi ci sono dei nuovi ingressi, ne voglio citare uno per tutti che è Stefano Dionisi, che secondo me è un bravissimo attore, e questa volta c'era un ruolo proprio giusto per lui. Ed è perfetto in quel ruolo. E poi c'è una nuova attrice comica, anzi due nuovi attori comici, una si chiama Cristiana Vaccaro che prenderà, noi abbiamo sempre fatto un po' un ricambio, diciamo nella prima serie avevamo Lunetta Savino, poi abbiamo avuto Beatrice Fazzi e poi abbiamo avuto adesso Cristiana Vaccaro, come per il suo compagno abbiamo avuto Brignano con la Savino, Gabriele Cirilli con la Fazzi, adesso c'è un altro attore bravissimo che si chiama Fabrizio Giannini, che in questi giorni è anche in scena al Sistina. Ma non è parente di Giancarlo Giannini? No, non è parente. C'entra nulla con Giannini! Non c'entra niente, già c'è Adriano che è parente. No, Fabrizio Giannini è un giovane attore romano, attore, cantante, poliedrico. In questi giorni lo potete vedere al Sistina in Vacanze Romane insieme a Paolo Conticini e a Serena Utieri, che fa un ruolo bellissimo, riscuotendo, io ho visto la prima l'altra sera, proprio un successo personale, quindi sono contento di aver scelto Fabrizio perché sta portando bene avanti il ruolo. Ma ecco, un'idea gliel'ho buttata lì, eh? Un'idea è quella di unire i due festival, del cinema e della fiction insieme, in modo che si possa avere anche uno scambio, perché ormai non è più come una volta che c'era il cinema e poi c'era la televisione, ormai cinema e televisione si scambiano attori, registi, ruoli, come è avvenuto in America ormai da molti anni, per cui sono prodotti televisivi che vengono fatti da Spielberg e anche gli attori più importanti fanno, come stiamo vedendo, delle serie televisive, quindi forse non è ancora il momento, ma fra qualche anno secondo me sarebbe il caso di fare una grande, unica festa della fiction e del cinema. Grazie, tante veramente parole che io ricorderò, a parte la diretta, ci ritroveremo ovviamente sul sito di www.cinecittà3.tv e quindi questa bellissima intervista la potremo andare a rispolverare anche fra un anno o due, comunque ci insegnerà tantissimo. Ah, un saluto ce lo deve fare! Un saluto a tutti gli amici di cinecittà3.tv. Cinecittà3.tv, io auguro a tutti quanti buona fiction e buon cinema a tutti quanti. Divertitevi, emozionatevi e seguiteci.